Siamo con Dante Bonacina, direttore commerciale della CA del Bosco, di nuovo in Franciacorta. Benvenuto Dante. Grazie. Allora, facciamo due battute su questo Portocervo Wine Festival. Intrigante, diciamo siamo ancora nella fase perlustrativa e ci sono molte aspettative anche da parte mia per questa ulteriore sfida nei confronti della comunicazione, della promozione del vino e di qualità. Ovviamente in parte sono anche un po' imbarazzato nell'essere ospite di una delle regioni che credo abbia dimostrato moltissimo nella voglia, nella capacità di crescere, di dimostrare, di poter fare la differenza non solo con il mare meraviglioso, ma anche con la capacità di fare vini che possono competere ogni dove. Quindi vediamo, ho qualche dubbio ma anche molte, molte aspettative da questa prima edizione del Portocervo Wine Festival, e credo che potrebbe essere un appuntamento rinnovabile oltre che per il piacere del paesaggio anche per la qualità poi di chi vi parteciperà. Definiamo in tre aggettivi la Franciacorta e quello che CA del Bosco fa e ha fatto in Franciacorta. Direi Franciacorta uguale azzardo prima di tutto, e credo da parte in particolar modo di Maurizio Zanella, che è stato cuore e motore sotto certi aspetti di questo azzardo, che fra i primissimi è stato a credere in una specializzazione di questa zona e soprattutto nelle potenzialità della Franciacorta, non solamente legata all'aspetto delle bollicine, tanto è vero che CA del Bosco continua cocciutamente nel produrre anche vini tranquilli, quindi senza le bollicine, perché innanzitutto abbiamo le vigne che sono nella miglior loro stagione, perché sono tutte ormai oltre i 35 anni di età, quindi sono al loro pieno dell'espressione della potenzialità del territorio. La seconda è, credo, coesione, il successo, passatemelo un po' presuntuosamente, della zona è sinonimo di forza di un gruppo, che è il Consorzio di Franciacorta, che credo rappresenti una delle eccezioni in Italia per quanto riguarda l'ambito associativo, soprattutto nel vino, proprio perché ognuno di noi è stato attore singolarmente, ma parte attivissima di un gruppo che ha fatto più forza. Ovviamente consideriamo che la Franciacorta in termini di bottiglie rappresenta ancora un numero relativamente piccolo se confrontato poi nel panorama spumantistico nazionale e soprattutto poi d'Oltralpe. Quindi insieme abbiamo lavorato, ognuno per il singolo marchio, CA del Bosco, Bella Vista e quant'altro, ma tutti insieme, in particolar modo per far sì che il termine Franciacorta vincesse nell'universo confusissimo, diciamo, del mondo delle bollicine e spumante in generale. E ultimo aggettivo, direi eccellenza, che non ha, credo, bisogno di ulteriori spiegazioni. Quindi penso che questa sia una delle parole chiave per competere sul mercato globale. Le altre quali sono? Innanzitutto quindi la qualità dentro il bicchiere, la coerenza con quello che si comunica dentro il bicchiere innanzitutto e nel linguaggio che si utilizza nel colloquiare con il consumatore finale, chiarezza con le quotazioni e anche con i posizionamenti sul mercato, scelta dei canali e soprattutto avere la freddezza in qualche modo di percepire in questi anni, che sono sicuramente difficili, il 2009 credo sarà per tutti un anno di grandi riflessioni, ma capire quali sono all'interno delle caratteristiche della crisi le grandi opportunità che possono rappresentare questi momenti, che inevitabilmente rappresentano anche delle opportunità di cambio, di miglioramento, di scelta. Crisi in realtà deriva dal termine greco crisis, che significa appunto scelta. Quindi a tutti i migliori auguri di scegliere la migliore.